amici, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video di Ale lo Statale. Oggi è giovedì 14 luglio 2022, sono le ore 9.45, ho messo la scheda da circa 10 minuti, che ho agganciato il rimorchio, il semirimorchio, cioè, bisogna essere precisi nella vita. Ho agganciato il semirimorchio e dato una controllatina e ora sto andando in magazzino a Prato perché devo caricare una consegna per zona Firenze Sud, zona Ponte Aema, proprio lì all'uscita di Firenze Sud, un posto tra l'altro meraviglioso al bacio, di quelli che piacciono tanto a me. E nulla, dopodiché dobbiamo andare in quel di Radicondoli a fare un completo da riportare poi in magazzino e poi staremo a vedere se dobbiamo andare anche a fare un altro ritiro poi a Empoli oppure no, ma lo scopriremo solo vivendo questa bella giornatuzza di sole. Ci sono la bellezza di 29 gradi, si sta un po' meglio rispetto ai giorni scorsi, ma comunque raga, sono sempre quasi 30 gradi, siamo a luglio, va più che bene così. È stato giugno che è stato anomalo, perché sono stati 40 gradi praticamente fissi. Va bene, andiamo a prendere l'autostrada qui a Sesto e andiamo in magazzino a caricare sta consegna. A dopo.
ciao. Oh vai, possiamo andare a caricare. La spolveratina. Ok. A posto, andiamo. Allora amici, carico completato, ora si scende, si chiude le porte e si parte. Questo qui col camper fa 76 77, ovviamente gli resto dietro perché tanto tra un chilometro e mezzo devo uscire, davanti a lui c'è un altro camion, quindi sarebbe completamente inutile buttarsi in sorpasso per poi rientrare e uscire subito, no? Inutile e anche pericoloso. Ora, andare tanto piano in autostrada non andrebbe bene. Non va bene, no, non andrebbe, non va bene. Però mi trovo in una situazione un po' del cavolo, perché appunto dovendo uscire non mi metto a rischiare un sorpasso azzardato e inutile. Nel pericolo diciamo che questa è la situazione meno pericolosa, ecco. Quindi diciamo che scelgo il male minore, ecco, mettiamola così. Ora 70 70 in autostrada. Dai, dai. Camion davanti esce, il camper prosegue. Svincolo è un po' in discesa, quindi possiamo tranquillamente far scorrere il camion per inerzia, anche perché poi in fondo c'è una curva abbastanza bastardella, perché sembra tanto larga, no, come raggio, invece poi stringe tutto in fondo, quindi bisogna prenderla con una certa moderazione. Di là non arriva nessuno, perfetto. Allora, dobbiamo uscire subito qui alla prima.
e andiamo a fare il primo scarico. Primo e unico di stamattina, tre bancali, proprio rapido rapido. Almeno speriamo. Carico fatto, tre bancalucci, ora vediamo di uscire di qua. Questo qui lo doveva lasciare il furgone, ovviamente. Fuori posto, mannaggia. Ai, 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 ragazzi. Se tu trombi a me parcheggi te, ha voglia a seghe. Ma che seguro lì. Ai ai. Vabbè, vai, ce l'abbiamo fatta bene. Direzione Radicondoli. Andiamo, vai. Sono 5 minuti a mezzogiorno, ora mi fermo a mangiare perché tanto il cliente riapre alle ore 13, quindi all'una, e c'ho un certo languorino, quindi ora mi fermo a mangiare qui all'area di servizio San Casciano, sulla Firenze-Siena siamo, e dopodiché andiamo, facciamo il pezzo di strada che ci rimane da fare e andiamo al carico. Non farò la pausa di 45 minuti, semmai mi fermo un quarto d'ora, 20 minuti, giusto il tempo di mangiare, sgranchirmi un attimo le gambe e prendere un caffè. E semmai dopo la mezz'ora la faccio mentre torno su. Ora vediamo un attimino anche come evolve un attimino la situazione, dai. Ah, ci aggiorniamo dopo. Ciao. Allora amici, ora che si inizia a mangiare dobbiamo fare un'altra cosa, perché il caffè all'autogrill no, ce n'è uno un attimino meglio, guarda se lo fa vedere come si fa. Oh, mi sono spostato nel sedile passeggero ed ecco qua la Conqueco, una macchinetta del caffè a cialde che funziona sia a batteria, se la ricaricate ovviamente, sia con la presa a 12 volt. Ma che bellezza! Allora, qui vabbè, manuale di istruzioni, carica batteria per casa, ok, roba classica di tutte le scatole, va bene? Ok, si chiude, mette via, qui abbiamo la nostra bustina per le cialde da smaltire. Allora, vediamo un po' come funziona. Molto semplice, tanto ci serve anche l'acqua, ovviamente. Allora, è veramente semplicissima da usare. Allora, questo qui sotto si apre così e questa sarà la nostra tazzina praticamente, ok? La appoggiamo un attimo qua. Si apre anche questo, che è l'alloggiamento dove ci va la cialda, ovviamente ora è vuoto, ok? Allora, cialde della Nespresso, perché a me piacciono queste. Potete usare anche quelle tipo di Starbucks. Ok, quindi mettiamo via. La cialda va messa così. Ok, si prende questo, si richiude. Basta, bisogna pigiare un pochino, perché deve andare a bucare la cialda praticamente.
e si richiude il nostro bicchierino. La giriamo, apriamo il tappo di sopra, ci mettiamo un po' d'acqua, c'è un livello massimo ovviamente indicato da dover mettere, ok, a me piace anche abbastanza ristretto, quindi ne metto anche meno del livello massimo indicato, ecco. Chiudiamo, se ce la fo, oh, perfetto, a posto. Allora, cavetto a 12 volt, lo infiliamo qui dietro, tac, poi premiamo una volta il pulsante di accensione per accendere la macchinetta, la spia blu ci dice che è accesa correttamente, teniamo premuto due volte il pulsante di accensione finché non fa beep. Ecco qua, ha fatto beep, tempo 10 minuti e abbiamo un caffè bello caldo e fatto al momento. Perfetto! In modo tale che anche quando siamo in posti magari un po' disagiati, dove non c'è un bar a disposizione, per qualunque motivo, insomma, questa volendo, se andate a fare anche un picnic una domenica con i vostri amici, voi la mettete in carica la sera prima. Con la carica completa si può fare tipo 200 e passa caffè, quindi a voglia che a bel caffè poi, capito? Perfetta così, ora dopo vi faccio vedere il risultato. Intanto ringrazio Conqueho e vi lascio il link in descrizione, avete anche uno sconto col codice che vedete qui in sovraimpressione e che trovate anche in descrizione. Grazie ancora Conqueho, perché io questo affare qua lo cercavo veramente da tantissimo, perché francamente mi stavo un po' stufando di pagare 1,30 € il caffè nei bar, soprattutto in autostrada, che spesso è anche una ciofeca, detto proprio sinceramente. Quindi grazie Conqueho per questa collaborazione e per avermi inviato questa macchinetta fantastica, perfetta direi. Allora amici, eccoci qua. Allora, sicuramente ci serve un tovagliolino, perché non si sa mai se possa uscire qualcosina. Allora, molto semplice, andiamo a svitare la nostra macchinetta. Ale. Ed ecco qua che è uscito il nostro caffè. Allora, andiamo a pulire la parte dell'erogatore. Ok, ecco fatto. Allora, eccoci qua. Ecco il nostro bel caffettino. Non so se si riesce a vedere bene, aspetta. Eccolo qui. Appena fatto, buonissimo, perfetto. Alla vostra. Caffè bello che preso. Grazie Conqueho. Allora amici, mezzogiorno e 25, abbiamo fatto mezz'ora di pausa. Si riparte e ce ne andiamo a Radicondoli. Oh, meno ora che gli altri cominciano a fermarsi e noi invece ripartiamo. Perfetto. Andiamo, vai. A dopo. Calling you up at 2 in the morning, but you don't wanna talk, you don't wanna bother. Yeah, so I took another shot, let my brain do the walking. I don't wanna be a friend, I want something real. Maybe if I stay the night, you could feel the same. And maybe if you treat me right, we could rearrange. But I'm not even gonna try if you don't wanna stay. So how's it gonna be? You got me on my knees. I don't need no roses on my bed. If I could pull you closer to me, babe, ain't nobody touch me like you can. I just need some closure, a little closure. I don't need no roses on my bed. If I could pull you closer to me, babe, ain't nobody touch me like you can. I just need some closure, a little closure. I just need some. Ciao, buongiorno.
si è bloccato un laccetto. Ciao amici, allora sono le 3 del pomeriggio, finito ora il carico, ce ne torniamo verso il magazzino, dobbiamo fare anche mezz'ora di pausa e poi dobbiamo andare a Empoli a fare un altro ritiro. Vabbè, un po' oggi pomeriggio sarà lunghetta, vabbè, a dopo. Ciao amici, allora sono le 5 e mezzo, abbiamo scaricato, abbiamo fatto la pausa, non abbiamo da andare a Empoli, quindi ora ce ne andiamo a prendere la macchina per andare a casa, anzi dobbiamo fermarci prima a fare il gasolio al ragazzone qua, e domani ho da fare un giro abbastanza lungo in realtà, perché dobbiamo andare a Montepulciano domani mattina a fare un carico completo da portare a Livorno, e ancora non so in realtà se all'interporto o se alla zona industriale, praticamente lì a Stagno, e me lo diranno domattina al carico, perché è un viaggio che devo portare sta roba a uno spedizioniere, però sto spedizioniere c'ha due magazzini, uno all'interporto, anzi tre magazzini, due all'interporto e uno a Stagno, e non mi hanno specificato quale nella mail che ci è arrivata, non c'è scritto, vabbè, domani lo chiedo, tanto non è che mi cambi chissà di cosa, cioè ma niente, dai, quindi domani poi si guarda come va lo scarico, quanto tempo ci si mette, poi vediamo. Quindi la giornata di oggi si conclude qua. Grazie per la visione, come sempre. Se questo video vi è piaciuto, ne sono contento. Fatemelo sapere e fatemelo sapere con un bel like. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, perché è molto importante per me. Quindi vi ringrazierei molto di questo. Buona strada e occhio vivo sempre. Ciao, bye.